attenzione ragazzi, notizia bomba, sembra quasi ufficiale, si ha una data, entro questa data avremo il prossimo allenatore della Samp. Ripeto, non è ufficiale, ma io tramite conoscenze sono venuto a sapere che si sta lavorando per avere il nuovo allenatore della Samp entro e non oltre il 25 dicembre 2022, quindi non c'è fretta, con tutta la calma. Al limite ci si allena tra di noi, insomma i giocatori si alleneranno tra di loro, decideranno che esercizi fare. È anche più comodo, perché almeno ognuno fa quello che ritiene più opportuno, perché poi alla fine è quella la cosa importante, no? Che ci sia armonia. Poi ragazzi, la scelta di chi gioca in campo, ma io che ne so, sono mica allenatore, magari fossi io. Non è una situazione così drammatica, non facciamole adesso di tutto nell'erba un fascio, anche se non abbiamo ancora allenatore e tra una settimana, un momento, comincia il campionato, adesso non esageriamo, non è mica la fine del mondo. Ferrero vuole svendere e smantellare la squadra, ma non importa, ma intanto alla fine va bene, cioè, di soluzioni ce ne sono aiosa, ma quella giusta non verrà mai presa. Ma se Ranieri non ha rinnovato, un motivo c'è. Ok, e questo abbiamo già detto tante volte. Adesso sembra che, abbandonata la pista Giampaolo, abbandonato definitivamente Dionisi, siano rimasti in due, D'Aversa e Biachini. Oltretutto mi ha fatto ridere su Dionisi che Ferrero ne abbia parlato male definendolo un traditore, ma un traditore di cosa? Cioè, allora noi ci siamo stati dietro cosa? 10 giorni a Dionisi e non ci abbiamo concluso una mazza. Sassuolo ci ha parlato 2 minuti. Fatto. Allora, è come se io vado dietro una ragazza, ci provo per 2 mesi, scrivendo dei bigliettini d'amore, delle canzoni, le do dei fiori, le faccio i complimenti, le mando dei messaggi, e poi arriva il più furbo di turno che le invita a uscire, la fa star bene, e io insulto lui. No, sono stato scemo io. Ferrero, perché tu non hai parlato bene con l'Empoli? Non volevi pagare l'indennizzo? Va bene, dicevi, guarda, facciamo una cosa, caro Empoli, qui c'è la Gumina. Non mi paghi il cartellino. Tanto ragazzi, a quanto lo puoi vendere uno come la Gumina ormai? Tanto non lo facciamo giocare. Mi dispiace, non lo dico con cattiveria. Sarebbe comodo anche per la carriera della Gumina stesso, perché alla fine, purtroppo, da quando è arrivato la Samp, la sua carriera è andata un po' in discesa. Perché cosa ha fatto? Purtroppo niente. Vuoi poco spazio ritagliato, perché comunque in squadra con Keita, Quagliarella, Gabbiadini, Torregrossa, mi dispiace, ma la Gumina lo metto dietro a questi giocatori appena citati. Poi è chiaro che ogni allenatore preferisce fare alcune cose rispetto ad altre. Detto ciò, ripeto, gli alternativi ce n'erano una valanga. Ferrero ha deciso di fare la cosa più stupida, non fare nulla, e poi lamentarsi anche per i suoi errori. Veniamo alla questione. D'Aversa o Biachini? Allora, sinceramente a me D'Aversa non fa impazzire, perché negli altri anni sì, al Parma non ha fatto male. L'ha fatto serie di categoria e l'ha fatto rimanere in Serie A. Quest'anno, ragazzi, cioè io vado a vedere la media punti, no, proprio non ci siamo. Il Parma, ok, non era uno squadrone da Champions, ma neanche una squadraccia. Il Parma è arrivato ultimo, è arrivato dopo il Crotone, proprio abbandonato completamente ogni speranza. Non mi sa di un allenatore grintoso, come invece, secondo me, è Iachini. Che Iachini, sappiamo che come tecnica non è un fenomeno, non è un genio del calcio tatticamente, però è uno grintoso. Oltre a essere molto attaccato alla tifoseria blu cerchiata per quella cosa fantastica che ha fatto di scalata dalla 12ª-13ª posizione della Serie B al 6° posto, quindi playoff e poi promozione in Serie A, Iachini è sempre andato d'amore e d'accordo con i tifosi della Samp. Ragazzi, è questo che io preferisco 1000 volte. Quindi non penso che fosse tutta colpa di Iachini se la Fiorentina quest'anno non si è arrivata in Champions o in Europa League o tra le prime 8. Magari sono io che dico delle grandi cavolate e basta, però a me Iachini, prima che niente, non dispiacerebbe. Un paio di giorni che penso a un'altra alternativa. Ma qualcuno di voi vede cosa sta facendo la primavera della Sampdoria? Manca una giornata alla fine e la Samp al momento è seconda. Vuol dire che vincendo la prossima partita andrebbe automaticamente alle semifinali per i playoff, per la vittoria appunto del campionato della primavera, perché lì ci sono le prime due che si scontrano, cioè che vanno in semifinale, poi terza, quarta, quinta e sesta che fanno i playoff per accedere alla seconda fase della semifinale, e poi appunto rimangono in quattro, si sfidano in una semifinale e poi nella finale ovviamente. Però vuol dire, cioè, già essere a tanto così da poter essere tra le prime quattro è tanta roba. Ferrero, io te la butto lì, promuovere questo allenatore, visto che sta facendo qualcosa di ottimo, lo paghi anche poco, perché lo paghi molto meno di quanto tu possa pagare D'Aversa o Iachini, attenzione, e soprattutto fai salire dei giovani. Metti caso che non tutti, però
4, 5, top, fai salire 5 giovani. Non dico tutti faranno bene, 2. 2 fanno bene. Coi tempi che ci sono oggi, guardate Raspadori, fino all'anno scorso non conosceva neanche sua madre, adesso quest'anno sembra il fenomeno. Quest'anno se solo vuole vendere ci saranno 30-40 milioni da mettere sul piatto e un sacco di squadre pronte a farlo. Ferrer, tu potresti avere l'occasione di fare la stessa identica cosa, ma non te ne rendi nemmeno conto. Non lo so se è perché sei impegnato a fumarti delle canne, ma secondo me è ben peggio delle canne, o perché non hai neanche voglia di pensarci. Sta per abbandonare Rosti Pecini, probabilmente verrà Faggiano. Ma chi è sta gente? Ma perché? Cioè, è quello che a me fa arrabbiare, il fatto che ci stiamo autosmantellando con una semplicità disarmante. Non si cercano le soluzioni, si cerca soltanto l'idea più low cost possibile. Ma che modo è di ragionare? Poi, vedo agli europei, gol del centrocampo di Schick, da sempre criticato da tutti. E intanto, oltre al gol del centrocampo, poi si entra anche l'altro gol. Quindi, doppietta di Schick. Andiamo a vedere anche quello che ha fatto in Bundesliga quest'anno, Schick. E c'è comunque gente che continua a criticare. Perché a Roma non ha fatto bene, ha avuto anche poco spazio, quindi prima di smantellare così alla prima opportunità, pensiamoci un attimo. Detto ciò, vedremo quando si avranno informazioni, qualcosa di più sul nuovo allenatore, noi ovviamente saremo contentissimi di darvele, speriamo arrivino presto. Iscrivetevi al canale YouTube, continuiamo a seguire gli europei, anche perché arriveranno i post partita della nazionale e arriveranno un paio di video nuovi interessanti. Ciao popolo blucerchiato, mi raccomando, rimanete sintonizzati.